Allora, questo è il discorso tuo, perché io vedo molto che ti congeni sul fatto che l'altro possa bluffare. Io invece penso che dovresti ragionare un po' diversamente, nel senso che tu devi considerare come se l'altro avesse il punto e tu vuoi bluffare. Dovresti fare un po' l'opposto. Come? Scusa? Cioè, nel senso, tu devi considerare come l'altro veramente un punto maggiore del tuo e tu dovresti bluffare per far foldare quel punto. Ah. Dovresti ragionare un po' diversamente, perché io vedo sempre che dice, ma adesso sta bluffando e Ma non ti deve congegni bleffare su. lui, scusa. E infatti devi bluffare tu. Bleffo, fai o lì. Sai cos'è? Che certe volte penso che se non vedo le carte non lo so se ce l'hanno appunto. Quindi. No, adesso se tu per dire hai fatto sto rilancio e lui ti segue, adesso hai fatto bene. Se tu, vabbè, dopo il flop è bene anche comunque continuare con la continuation bet, perché comunque devi mostrare forza, sempre flop che flop. Però se ti vedi che una persona ti segue, qualcosa ce l'avrà, quindi in quel caso valuta cosa ti può battere. Ah, e come si valuta? Ci vogliono i programmi? Lascia stare quei programmi, guarda il piatto, guarda quello che c'è al tavolo e quello che hai tu in mano. Però se non sai cosa l'altro, scusa. Perché allora, se tu fai continuation bet e mostri forza, l'altro ti segue, non penso che è stupido, qualcosa ce l'avrà in mano, È un progetto, ah sì. Se è un ok, allora dovresti. punto rise. Se ti chiama un progetto. Ok. Eh sì. Quindi comunque qualcosa ce l'avrà. Allora tu Due carte ce valuta le ha per quello che hai in forza. mano tu, se può essere più o meno forte rispetto al suo progetto, al suo punto. È tipo lui prima con 5-5 su Asse, Ecco, J e. per dire in quel caso lui, tu hai 5-5, L'altro ok, tu era mi in progetto di scala, si è chiamato. segui. L'altro mi segue. Allora in quel caso, dopo che puntato diverse volte, è inutile che tu continui a puntare, perché due le sono le cose: o sta facendo un progetto o comunque un punto. Allora in quel caso cerca di tenere il piatto basso. Ma poi ti bleffa quello. O no? Ma non, cioè, alla fine comunque se ti bleffa a quel punto è meglio un fold piuttosto un fold equity, si dice, Ma io piuttosto. volevo comprare.